Mr. Fantasy RR questa sera fa pop. Buonasera e benvenuti alla sesta e ultima puntata di Mr. Fantasy Rewind and Reload. Cosa abbiamo fatto in queste settimane? Abbiamo per certi versi sfogliato aprendolo il libro della grande cultura pop, ma allora chiederete che cos'è la cultura pop? La cultura pop è una definizione intanto americana e non italiana ed è l'insieme, l'incrocio, la contaminazione di tanti generi artistici diversi che esprimono evidentemente modernità. Le radici probabilmente le possiamo trovare andando più indietro, andando negli anni 50, negli anni 60, forse la beat culture, i poeti del beat, forse i Beatles stessi, il rock and roll delle origini e poi la psichedelia degli anni 60, tutti i movimenti degli anni 60, ma poi anche le mode, perché le mode sono in qualche maniera la formalizzazione della cultura pop, che è di per sé una palestra di comportamenti, perché sono i comportamenti di quegli anni che cambiano la società. E naturalmente la cultura pop si appoggia sulle arti visive e sul suono, che sono i due sensi più immediati, quindi è una cultura sensoriale. Non a caso la cultura pop di quegli anni e poi degli anni successivi dà la scossa, cambia in qualche maniera la maniera di comportarsi, i codici estetici, ma anche i codici sociali dei giovani. Insomma, nel suo insieme è una scarica elettrica che porta a un nuovo mondo. Qual è il ruolo di Mr. Fantasy in tutto questo? Beh, intanto ricordiamo che usciamo da una decade, gli anni 70, nei quali questi segnali si erano incrociati e amplificati ancora di più. Pensiamo alla linguaccia dei Rolling Stones o al loro lavoro con Andy Warhol sulle copertine. Oppure pensate a un artista come Patti Smith. Ecco, Patti Smith è un'esemplificazione di come tutto questo si può mischiare. Da una parte abbiamo i poeti maledetti, Rimbaud, Baudelaire, e dall'altra parte abbiamo Giovanni Paolo Pirino, Papa Luciani, abbiamo i Rolling Stones, Lou Reed, e dall'altra parte abbiamo Robert Mapplethorpe, abbiamo Brancusi, ecco, tutti questi elementi in qualche maniera mischiati insieme. Cosa fa Mr. Fantasy? Cos'è Mr. Fantasy? Mr. Fantasy è un intercettatore, è un'antenna che capta questi segnali, li raccoglie e li riamplifica. Quali sono questi segnali? La trasformazione del mondo, si passa da elettrico a elettronico. Si passa dai film o dalle riprese dei concerti a questo nuovo formato, il videoclip. Il videoclip che cos'è? Beh, come dire, è la sintesi di tutto questo, in un formato molto stretto, molto ritmato, accompagnato dalla musica rock che diventa improvvisamente la musica del mondo, veramente la musica pop, popolare. È un momento nel quale c'è la nascita della nuova era, l'era dell'immagine. Ho provato in estrema sintesi a raccontare quello che siamo stati, quello che abbiamo rappresentato, in che contesto ci siamo mossi, ma c'è ancora uno speciale da vedere e allora possiamo andare.